aggressiva, elegante, con due enormi porte ad apertura alare che fanno sognare. Con il prototipo Opel Monza Concept, la casa tedesca anticipa al Salone di Francoforte i suoi modelli del futuro per design e tecnologia, e non solo. Si comincia da un frontale molto basso, largo, che si è già intravisto sulla piccola Opel Adam e che si diffonderà sempre più sulla gamma delle Opel del futuro, in un mix molto particolare di linee spigolose e forme arrotondate. In particolare, guardate qui, la spigolatura, gli spigoli del frontale si alternano alle forme lisce della fiancata, fino ad arrivare al posteriore, dove c'è un particolare effetto dato dai fari tridimensionali. E poi ovviamente, essendo un concept, c'è la parte spettacolare di queste porte ad ala di gabbiano. Come ogni prototipo che si rispetti, è forse l'abitacolo la parte che stupisce di più. Guardate per esempio questo schermo flessibile unico con 18 proiettori LED e grafica 3D. E poi c'è una particolare lavorazione dei materiali, per esempio il legno di questa console centrale sospesa ispirata ad una chiglia di una nave, e la tecnologia c'è anche dietro. Là, in mezzo ai sedili posteriori, ci sono due iPad estraibili. Voglia di futuro anche sotto il cofano, dove c'è un nuovo motore Opel Sidi 1000 a 3 cilindri alimentato a metano e accoppiato a un motore elettrico, perché questa è un'auto ibrida a metano, ovvero una tecnologia molto promettente in termini di riduzione dell'inquinamento, e quindi speriamo in futuro di vederla su molte auto di serie.